della messa di Natale di Vincenzo Petrarium, del quale ho tratto anche la pastorale che ho suonato a metà concerto, e poiché c'è una grossa osmosi tra lo stile musicale del teatro e lo stile musicale della chiesa lungo l'Ottocento, questi organi lo sapevano molto bene, così i loro fabbricatori, non dovrete sorprendervi nel sentire una marcia per dopo la messa, così intitolata, che è assolutamente nello stile della banda, o comunque dell'orchestra, più banda che orchestra, nella quale diventano necessari, per non dire indispensabili, i registri più schiettamente ottocenteschi di quest'organo, quindi quelli aggiunti in epoca più tarda, vale a dire almeno il corno inglese, la flutta e poi quelli che mancano, perché l'organo è molto piccolo, li suppliremo in qualche modo. Ripeto, lasciamoci trasportare dalla gioia, forse chiaramente passata di moda, però legata a quei tempi, ma molto viva, di questa pagina semplicissima, che è appunto una marcia con una grande introduzione, una strofa, un trio e poi si riprende da capo, chiaramente con un finale molto pirotecnico. Se avessimo avuto campanelli, timpani, tutto quanto l'armamentario ottocentesco avrebbe, li avremmo usati. Fingiamoli, ma godiamo della voce comunque molto brillante e molto gioiosa di quest'organo. Nello spirito popolare, non certamente sgarbato, ma molto semplice, che pervade quella marcia.